Oggi l'unica plastica realmente rapidamente biodegradabile è proveniente dai polidrossi alcanoati, per cui questa linea deve assolutamente essere sviluppata, per cui in un processo in cui il rifiuto organico proveniente sia dall'agricoltura sia dalla città e nella città quindi sia dai rifiuti solidi urbani che dai fanghi di depurazione delle acque, mettendo tutte queste masse assieme si riesce ad avere una massa critica sufficiente per fermentare questi materiali, produrre acidi grassi volatili, destinare questi acidi grassi volatili alla produzione di PHA attraverso processi che ormai aspettano solo di essere industrializzati, che la ricerca ha già studiato e sviluppato a livello pilota e richiedono adesso un'implementazione industriale. Per questo abbiamo voluto esprimere questo concetto in quattro università europee, diciamo, no? E comunque questi quattro gruppi di ricerca di queste quattro università che sono leader a livello internazionale della ricerca e lo sviluppo in questo settore.